Mondopoli è il paese che è chiamato dei corsari. Per questa ragione, perché esistevano dei cani molossi, i quali erano chiamati cani corsi, una specie di molossoide. E quando i Mondopolesi andavano in guerra, prima aizzavano i cani. Se per questo Mondopoli è stato anche un centro che è molto, molto ardito per fare la guerra e per fare le guerre, anche perché è stato un gruppo, un castello, dove si sono affiancati subito alcune famiglie tra le più nobili, i Savelli, e hanno organizzato le loro difese. E qui le persone più adatte alla guerra erano venute a Mondopoli ad abitare i borghi. I cani sono stati un grande aiuto per i Mondopolesi, perché prima di entrare in guerra alzavano questi cani contro i nemici. Di questo cane, il cane corso, ne parla Teofilo Folengo nelle sue Maccheroniche, ma nel Medioevo era molto adoperato. Ecco, qui Mondopoli apprende il soprannome di Corsari proprio per questo. Per noi il nome di Corsari appartiene ai gruppi degli sfottò paesani. In realtà, ecco, abbiamo i Caccailli, i Ciumacari, i Merluzzari, gli Annebbiati, i Pallonari, i Sgugliati, i Limicitti, i Cuculani, i Mazzabrei. Ecco, quindi ogni paese ha il suo titolo, si potrebbe dire. Per noi di Mondopoli forse è uno di quelli più belli, perché insomma prendiamo il nome da questi cani, che sono i cani corsari.